Shalom. 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 Iniziamo questa lezione rendendo gloria a colui che è degno di ogni lode, l'unico Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai Ba'ashem Ruach HaKadosh. Ecco, anche ringraziamo doppie lodi agli anziani della Great Millstone che ci hanno insegnato quello che sappiamo oggi, Shalom. Sempre con la volontà del Padre Yahawah. Siamo oggi, iniziamo con un versetto, Alex. Sì. Da Giovanni 14. Bene, Giovanni 14, 15. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi un perpetuo, lo Spirito della Verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Se voi mi amate, conoscete. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se noi oltre a osservare, se noi crediamo, temiamo il nostro Padre Onnipotente, osserviamo i suoi comandamenti, perché è la nostra legge. E se noi osserviamo i suoi comandamenti, lui ci dà un alto consolatore, suo figlio Yahawah Shai, è lo Spirito Santo che porta con lui, perché come disse Giovanni Battista quando battezzava con l'acqua, disse: arriverà colui il giorno che vi battezzerà con il fuoco, cioè con lo Spirito Santo. E questo vale a dire, significa che la verità del Padre e del Figlio è il nostro vero battesimo. È lo Spirito Santo che riceviamo con questa verità. È il nostro vero battesimo. E con questo io voglio andare oggi a vedere insieme a mio fratello Alex il regalo più importante dopo il Figlio, Yahawah Shai, che ci ha fatto il nostro Padre Yahawah, nel quale tengo a specificare che Yahawah non è un nome comune di persona, perché non possiamo dare un nome all'Altissimo, non possiamo dare un nome all'Eterno, perché è troppo grande, lo sminuiamo dandogli un nome. Il suo nome è Yahawah, che ha un significato, il significato è colui che è, colui che è grande, colui che sa tutto è, colui che è sempre stato e colui che sempre sarà. È il nostro tutto, il nostro creatore. E poi vorrei aggiungere a quello che ha detto il fratello, noi sappiamo che si chiama Yahawah dallo spirito di profezia, che sì, attraverso i nostri anziani e apostoli della Great Millstone. E se guardate i ritrovi antichi che hanno trovato, dove il suo nome è stato scritto nelle scritture, anche sulla tavola dei Moabiti, questa è un'altra lezione. Prendendo le parole, vediamo che la traduzione, vero, come è scritto nelle scritture, il suo nome ebraico è Yahawah, non è Jehovah, non è Dio, non è niente altro, perché non sono il suo nome, è come... Perché non si può cambiare il nome del creatore. No. Lui, il più importante senso della nostra vita, non possiamo cambiare il nome. È dall'antico ebraico che gli anziani della Great Millstone, illuminati dal Padre, hanno trovato quello che ha risvegliato in noi lo Spirito Santo. È dall'antico ebraico tradotto, è stato tradotto il nome del Padre,
e il nome del Figlio, che oggi ci danno la possibilità di ritrovare noi stessi, di essere noi stessi, e quindi quando andiamo a leggere le scritture, di capirle come nessuno può, perché il suo popolo benedetto, gli ebrei, gli israeliti, quelli che siamo noi, e poi dopo vi andremo a spiegare chi sono i veri ebrei e i veri israeliti, solo loro possono capire la verità del Padre. Eh sì, e anche il Figlio si chiama Yahweh Shai, no Gesù, no, non è niente altro come il mondo ce lo fa capire. Abbiamo anche la traduzione della lingua ebraica antica. Il nome è Yahweh Shai, no Gesù. Gesù è un nome greco. Cioè, uno ebraico non lo puoi dare un nome greco che non rende la pronuncia del suo nome nella lingua ebraica. È come mio fratello, se ha il nome di Antonio e lo chiamo Angie, non è la stessa cosa, ok? Quindi dobbiamo fare attenzione anche da questo punto di vista. Scusami, padre, sì, è che non si può neanche paragonare a nessun umano, perché il re dei re, il re dei giusti, colui che è il nostro salvatore, Yahweh Shai, non ci dobbiamo permettere di profanare il suo nome. Perfetto, il quale giusto, è così importante per noi. E dietro questa verità, dietro la verità del nostro salvatore, andiamo a leggere i comandamenti del Padre, che sono il secondo dono più grande che lui ci ha fatto, perché dopo averci creato, dopo averci dato lo spirito, che è lo stesso spirito che ha dato al suo figlio, il suo figlio primogenito diletto, Yahweh Shai, ha dato anche a noi, attraverso il suo popolo, il primo popolo, e andiamo a leggere i comandamenti. Prima che leggi i comandamenti, vorrei leggere un precetto qua, che si trova in Ecclesiaste, okay, capitolo 12, il versetto 15, che dice: ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio, Yahweh, e osservi i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Questo è il tutto dell'uomo. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti. Questo è il tutto dell'uomo. Ha bisogno di poche spiegazioni questa frase, questo versetto delle scritture. Eh sì, perché giorno d'oggi siamo tutti dietro una cosa o l'altra, carriere qua, soldi, diverse cose, ma qua ci è stato dato che dobbiamo temere Dio e osservare i suoi comandamenti, perché questo è tutto dell'uomo. Sono due cose che vanno attaccate, perché non puoi osservare i comandamenti se non temi il Signore, se non temi il Padre Creatore. Se volete, anche nel libro di Proverbi, che dice temere il padre è l'inizio della saggezza. Ha detto bene. La saggezza che la vera sapienza, la vera saggezza che in confronto all'intelligenza che c'è su questa terra, cioè l'intelligenza a confronto è nulla. È nulla. È nulla a confronto alla sapienza che si vuole del padre. È nulla. Comunque è importante l'importante leggere i comandamenti, perché i comandamenti sono una parte importante della nostra vita che il Padre ci ha lasciato, e dobbiamo leggerli e tenere nel nostro cuore fermamente. Eh sì, è come se bisogna fare un viaggio ad una destinazione sconosciuta. Di solito si va con una bussola o una mappa. I comandamenti sono la nostra mappa e bussola. Non possiamo dire che temiamo il Padre e portiamolo dispetto. Se ci dice di fare A, facciamo A, non andiamo a fare altre cose. E io voglio iniziare con il primo comandamento. Io che vengo da una istruzione cristiana, come tutti, come la maggior parte del popolo, che oggi il cristianesimo è la prima religione sulla terra, ma così come la religione dei cristiani, della Chiesa, così anche le altre religioni non,
Vediamo se rispettano i comandamenti. E voglio partire dal primo comandamento, ve lo leggo. Nell'Esodo 20 inizia il padre attraverso nostro grande Mosè. Il padre pronuncia: Io sono l'Eterno. È il suo biglietto da visita questo. Il suo biglietto da visita per tutti noi ai tempi di oggi inizia così: Io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Questa è anche una storia importante che dobbiamo sapere, il fatto che il padre, le grandi piaghe che ha fatto contro l'Egitto per trarci fuori dalla schiavitù, è importante rendergli onore, il padre ci tiene che noi gli rendiamo onore su questa grande cosa a cui ha adempiuto, queste grandi azioni, queste grandi gesta che il padre ha fatto su questa terra, dalle piaghe al dividere le acque per poi salvarci, sono... Questi sono fatti storici veramente accaduti. Quindi ringraziamo il Padre per ciò che ha fatto per noi, per ciò che continua a fare e per ciò che farà. Continuo con il primo comandamento. Io sono il Dio tuo. Non avere altri dì nel mio cospetto. Non ti fare scultura e né immagine di ciò delle cose che sono lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Questo Bene. è il primo comandamento che dice tutto, dice che le religioni al quale oggi ci siamo affidati, al quale hanno violato anche il secondo comandamento che andremo a prendere tra poco, che hanno violato il nome del Padre, perché hanno violato il primo comandamento, il Padre ci ha tenuto, e come l'ho letta io le scritture, lo potete fare anche voi. L'ha detto non 10, non 20, 100 volte e di più, ha detto al suo popolo di non farsi né immagine e né scultura di ciò che è lassù nei cieli e di ciò che è qua giù in terra, di niente che è fatto da mano d'uomo, ma di pregare solo guardando l'alto dei cieli. Quindi io mi chiedo, come ho letto io, potete leggerlo anche voi, la Chiesa e tutte le altre religioni hanno violato il primo comandamento, perché si sono fatti delle immagini e si sono fatti delle sculture di ciò che c'è stato su questa terra, di santi, profeti, di soprattutto del figlio di Dio, del figlio del Padre, che è stata la violazione più grande. Sì, anche perché se guardiamo la maggior parte delle chiese hanno queste immagini, no? Del figlio di Dio, e alla fine l'immagine non corrisponde nemmeno a come vengono descritti nelle scritture. Per esempio, se andiamo a leggere dal libro di Apocalisse, all'Apocalisse capitolo 1, e sì, se leggiamo da versetto 13, dice: E in mezzo ai candelabri uno somigliante a un figliuolo d'uomo, vestito d'una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana. Ok? Dicono che i suoi capelli erano bianchi come candida lana, che sarebbe come i capelli che abbiamo noi, ok? I capelli non dritti, di solito vediamo l'immagine, capelli biondi, lunghi, e là già là non descrive bene la descrizione. E poi continua a leggere: come neve, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, i suoi occhi erano rossi, ok? E i suoi piedi erano simili a terzo rame. Il terzo rame, ok, è colore di bronzo, ok? Non è colore chiarissimo, è colore di bronzo. E poi in più, arrovinato in una fornace. Quando prende il terzo rame e lo mette nella fornace, diventa molto scuro. Ti dà un colore simile a questo, ok, il colore che porto più o meno io. Ma questo è la descrizione che dicono che il figlio del padre Yahweh
E vediamo che tutte le chiese non E portano qui, questa descrizione. scusami Alex, e qui ci fa capire l'importante comandamento che ci aveva detto il padre, di non farci né immagine né scultura di ciò che lassù nei cieli. Perché avendo fatto un'immagine, la si è fatta anche sbagliata. E automaticamente andiamo a credere in qualcosa di sbagliato. Eh sì. Quindi era questo il motivo per il quale il padre non voleva che ci facessimo né immagine e soprattutto né statuette né sculture. Perché poi andiamo a perdere quella che è la vera strada, quello che è il vero credo. Perché non si può racchiudere in una statuetta, non si può racchiudere in un'immagine la grandezza del Padre. Sì. E quindi è molto importante conoscere la verità. La verità è che il figliuolo diletto del Padre Yahawah, cioè Yahawah Shai, era di colore nero. È importantissimo. Chi lo ama, le sue pecore lo sentono. Sì. Voglio andare avanti con il secondo comandamento. Dopo aver visto che tutte le religioni di questa terra violano il primo comandamento, cioè che fanno immagini e sculture di ciò che è nei cieli, Cioè, è assurda, entri in alcune chiese, cioè, sembra di entrare proprio dai non sciamani. capisco, cioè, è il primo comandamento. E Il padre ci ha comandato di non farlo. Perché lo fanno? poi se andiamo nella Così chiesa, chiaro. nel Vaticano per dirti, hanno queste statue che sembrano rettili, che fanno paura, cioè, Infatti, dai, comunque, svegliatevi figli di Giacobbe. svegliatevi, figli di Giacobbe, figli di Eh sì. Israele. Anche perché, scusate, ti leggo velocemente, fatalità ce l'ho qua. Isaia, capitolo 1, versetto 3, dice: il bue conosce il suo Possessore. possessore e l'asino la greppa del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. E questa è al giorno d'oggi la verità. Perché sappiate che il messaggio della verità, come quando Yahawah Shai è arrivato su questa terra ed è arrivato in una stalla tra la paglia e da solo con Maria e Giuseppe, come è arrivato su questa terra senza farsi notare, così arriva anche il messaggio della verità. Non arriva attraverso il Papa, il Vaticano, arriva attraverso delle Cose persone, semplici. cose semplici che voi direte: ma chi sono questi che Eh sì. Eh portano il messaggio di Dio? sì. Padre non si fa ascoltare attraverso quelli che si glorificano. È ormai stregoneria questo perché la gente vive l'illusione, se non sei ricco, tutto splendente, non ti Se non ascoltano. vesti bene, Non ti se non ascoltano. sei sbarbato. Sì, non ti ascoltano. Andate Dai. a leggere la storia del padre. Voglio andare avanti con il secondo comandamento. Il secondo comandamento dove ci dice non pronunciare il nome di Dio invano. Cosa importante, oltre alla bestemmia, la quale bestemmia solo in Italia e in America è oggetto di nome del padre, cioè è oggetto di profanatura, di blasfemia. Ci tengo a precisare questa cosa qua perché è particolare sapere perché solo in Italia e perché solo in America si bestemmia. È perché quelli sono i veri discendenti. L'Italia, prima di chiamarsi Italia, si chiamava Idumia, dal quale sono i discendenti degli Edomiti, il quale è il fratello opposto di Giacobbe. Andate a vedere la storia. Infatti, cioè, dicendo questo non vuol dire che tutti gli italiani o tutti gli americani sono discendenti dei Edomiti. Intanto le scritture dicono che i figli di Israele sono sparsi dappertutto, che dopo arriveremo anche a quel punto là. Sì, di solito questa gente Ma da con chi è la... gestita? Sì, il mondo è gestita Da chi è dai... controllato? Il mondo oggi sappiamo benissimamente che è controllato dai più forti, i più Dicono i forti. Caucasi, Caucasi. e il motivo perché si chiamano i Caucasi è perché vengono dalle montagne di Caucasus, che si trova, diciamo, dalle parti di Russia, e questi sono i figli di Esau, e questa è la storia, alla fine, è la storia.
E oggi controllano il E mondo, lo controllano il controllano loro. mondo, sono loro che gestiscono tutte le banche, tutte le cooperative grosse e tutto. Così come è stato tutto, come è tutto volontà del padre. Eh sì. Perché come il padre con la sinistra compie il male e con la destra compie il bene. E con la sinistra ci dà uno schiaffo per cadere, con la destra ci rialza. Ed è Sì. così che i figli di Israele imparano a camminare dritti, con uno schiaffo da sinistra e uno schiaffo da destra. Quindi il secondo comandamento, dopo aver visto che si viola il primo comandamento, il secondo comandamento, non pronunciare il nome di Dio in vano, dell'Iddio in vano, lo possiamo notare anche nella Chiesa, quale negli anni passati, utilizzando il nome del Signore, ha svolto le crociate, le famosissime crociate, oltre a tutte le guerre che si sono viste comandate dal Papa. Quindi per centinaia di anni sono Sì. andati a fare la guerra in Terra Santa i crociati nominando il nome del padre invano, utilizzando il nome del padre per la guerra. E quindi è qui che la Chiesa ha violato il secondo comandamento. Eh sì, anzi, cioè, fino ad oggi usano il nome del padre invano per compiere tutti i complotti malvagi che fanno. La Chiesa usa il nome del padre, ok? Per prendere soldi dai poveri, i soldi che devono usare per aiutare, sì, coloro che ne hanno bisogno. Usano il nome invano e volevo appoggiarti su quello che hai detto prima, che il padre ha lasciato che succeda tutto questo, che la sua mano sinistra governa la malvagità e con la mano destra fa il bene, perché non è una guerra tra il bene e il male, il padre fa tutto. Vi leggo dal libro di Giobbe, Se no, noi capitolo non 1. impariamo ad essere delle persone giuste e dritte se non siamo presi da entrambi i versi. Scusami. Se leggo dal libro di Giobbe, capitolo 1, il versetto 3. No, inizio da... Allora, ok, leggo dal versetto 6 che dice: ora cade un Si è giorno, bloccato, vedo l'Alex. ora cade un giorno, Scusatemi. si sta, comunque sta facendo, Sta credo, registrando? sì, e dice: ora cade un giorno che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno, e Satana venne anche egli in mezzo a loro, e l'Eterno disse a Satana: donde vieni? E Satana rispose all'Eterno: da percorrere la terra e da passeggiare per essa. E egli disse a Satana: hai tu notato il mio servo Giacobbe? Cioè, qua se andate a leggere di più, vi fa capire che è tutto sotto il comando del padre Yahweh. Cioè, lui